tipo, per esempio, cioè già solo banalmente il fatto che lui è nato nell'84, cioè è un nostro coetaneo, e che quindi, cioè, il fatto che uno nato nell'84 e che un mio coetaneo possa aver subito gli effetti dell'apartheid era una cosa che mi sfuggiva, a livello mentale, nel senso che se me lo chiedi, sì, poi formalmente nel 94 è stato quando, però non ci avrei pensato, ecco, che negli anni precedenti era un cazzo di casino, e poi non è che il casino dopo sia finito, come vedremo. Però sì, è stupendo perché lui te lo racconta con quello stesso stile che diceva Oliviero prima quando in relazione al suo show su Netflix. Perché in pratica lui, per carità, cioè capì, l'apartheid è il razzismo, è la forma di razzismo più esplicita insieme al nazismo. E quindi che lui ti racconti questa cosa e ci riesca comunque a mettere la sua unicità, la sua vita, la sua voglia di vivere la vita, sua madre che è un personaggio che meriterebbe un Mamma libro a mia, parte, su un sua film, mamma una io serie, vedrei non lo so. veramente, su sua mamma io vorrei leggere proprio una biografia di 950 pagine, poi vorrei una serie su tutta la sua Sì. vita e poi la vorrei anche conoscere e dirle che, non lo so, grazie prima di tutto per Trevor perché è stata un'ottima cosa e poi è veramente una donna incredibile da quello che ho esplorato finora. Sì. E quindi ci mette dentro tutta questa roba. È tutto in funzione di un sistema razzista, violento e discriminatorio. Ma no. Però è prima di tutto la sua vita. Cioè, e lui infatti non è che, cioè, non so come dire, non è che è ignorante, non è che è inconsapevole. Però, cioè, raccontandosi la sua giovinezza, che ti fa percepire tutte queste ingiustizie in un modo completamente diverso, e lo fa anche con una leggerezza, capito? Sì, perché non è il racconto del senno di poi, per intenderci. Il punto di vista è quello del momento in cui le cose venivano vissute. Cioè, cioè è quello che ti racconta come l'aveva pensata, non come l'ha elaborata l'adulto di 37 anni dopo tutta la vita, ma cosa pensava in quel momento il Il ragazzino di bambino, il 7. ragazzino. Quindi è bellissimo, cioè riesce a farti ridere. Che come diceva Oli, stiamo parlando di apartheid, quindi c'è un cazzo da ridere. Però, sì. E comunque, cioè, la storia sua, a grandi linee, un po' va menzionata perché è pazzesca, è veramente pazzesca. Cioè, il libro si divide in tre parti. Nella prima è la sua infanzia, e fa prima infanzia, seconda pubertà, terza adolescenza. Più o meno siamo là. Finisce, sia, diciamo, verso i 20 e qualcosa che se ne va dal Sudafrica. E inizia già proprio come a film, parte in media res, ci sono lui e sua mamma in un furgoncino. E sua mamma gli dice: chiuditi bene, chiuditi a conchiglia e fatti leggero perché adesso ti butto giù. Come mamma, pa, lo butta giù dal furgone. Si butta pure lei perché stavano scappando da un tizio che stava litigando con sua madre e stava per fare qualcosa di molto negativo nei loro confronti. Insomma, lui comincia con sta cosa e dice: Madonna mia, che cazzo, che succede, che vita è? E però te la racconta, capi, dicendo: non è come nei film, io me lo ricordo, fa un cazzo di male quando cadi dal furgoncino, non vi fate prendere in giro quando vedete che film Hollywood della gente che rotola e rotola e rotola e non si fa un cazzo, perché è molto doloroso. E quindi, capi, già parte da questo principio di vita avventurosa che secondo me ti prende assai, subito ti dice: voglio sapere di più di qual è il contesto di tutto questo, perché è una follia. E il contesto di tutto questo è che
La madre di Trevor Noah, che come dicevamo merita un libro a parte, lo mette al mondo nell'84, quindi ancora in un momento in cui era illegale mettere al mondo una persona come lui, perché il padre era un bianco. In particolare, essendo la madre di Trevor Noah una persona molto particolare e molto indipendente, lei in quel momento viveva a Johannesburg, dove non avrebbe potuto vivere teoricamente perché era nera, ma voleva scappare dalla casa dei suoi genitori, che pure c'era una brutta situazione, e quindi, costretta da questa cosa, va a vivere a Johannesburg facendosi aiutare soprattutto dalle prostitute della zona, che parlavano la sua stessa lingua, che è lo Xhosa, e praticamente. In questa situazione scopre una rete di persone, di bianchi, che concedono gli appartamenti di solito alle prostitute in cambio di sesso, di favori sessuali. Però lei ne trova uno che non pretende questo scambio, e perché ha i soldi per pagarlo, perché ha trovato un buon lavoro come tipografa. Quindi c'è tutta. Già partiamo, capito? Che questo è solo. È dopo anni e anni di grandi sofferenze che lei ha già vissuto. Però vabbè. Il momento in cui decide di mettere al mondo Trevor Noah è il momento in cui conosce questo uomo svizzero tedesco che le dà l'appartamento. Diciamo, c'è una relazione, si innamorano, e però lui non vuole un figlio, ma lei è decisa ad averlo, e quindi, diciamo, si accordano che lei sto figlio lo fa. Se lo tiene lei, non chiederà mai niente a questo svizzero, Robert. È buona così, perché io lo voglio, sono cazzi miei, sta tutto compito mio crescerlo. Quindi questo accetta alla fine e lo mettono al mondo. E quindi praticamente lei all'inizio veramente mette in pratica questo, cioè lo partorisce per i cazzi suoi, lo tiene in casa, poi si incontra con questo Robert e non si porta dietro il figlio. Al che però lui comunque mostra un interesse, diciamo, vabbè, fammelo vedere, lo voglio conoscere e così via. Quindi alla fine un po' nella sua vita c'è anche stato. Comunque, essendo la situazione Sudafrica apartheid, tutto questo era illegale e praticamente impossibile. Quindi in pratica Trevor Noah i primi 6-7 anni di vita li vive nascosto, non lo possono fare vedere troppo in giro. Il padre lo possono incontrare solo in casa, facendolo entrare senza farlo vedere ai vicini, queste situazioni così di continuo. Per andarsi a fare una passeggiata al parco, che cazzo ne so, la madre camminava da una parte, il padre da un'altra. Oppure si portava dietro un'amica, perché poi l'apartheid è complicato, non ci sono solo bianchi e neri, ci sono anche le persone di colore e come si chiamava la quarta Asian o categoria? Indian? Asiatica, che però era una categoria catch-all dove mettevano anche minoranze altre. Quindi diciamo c'erano anche quelli di colore, e Trevor Noah, essendo abbastanza chiaro di pelle, veniva quasi sempre preso come persona di colore dagli sconosciuti. Quindi praticamente per andare in giro, essendo lei nera, doveva chiamare un'amica di colore, un po' più chiara di pelle, che fingesse di essere la madre di Trevor. Quando non c'era questa persona, potevano andare in giro, ma appena appena vedeva un poliziotto o comunque troppe persone che li guardavano, lo lasciava per i cazzi suoi e faceva finta che non fosse suo figlio. Perché comunque il pericolo dell'essere scoperti era grande, era molto grande, cioè potevano perdere il figlio e finire in galera. Insomma, un'atmosfera bellissima in cui crescere, che lui ti racconta, ma ovviamente non capendo un cazzo all'età che aveva, spesso e volentieri era percepito da lui come un gioco. Per cui non era sempre consapevole di questa cosa, ma in altri casi già ti fa capire che comunque lo vedeva che c'era qualcosa che non andava. E insomma, quindi questa prima parte è tutta mediamente così. Ti racconta della sua infanzia e ti racconta anche di com'era percepito lui all'interno delle varie comunità intorno a lui, perché il fatto che
che si viene a creare in Sudafrica, specialmente a Johannesburg, è che si incontrano decine e decine di lingue diverse, di persone che parlano lingue diverse e che generalmente non si capiscono, cioè in molti casi non si capiscono nemmeno, almeno questo è il racconto che ti fa lui degli anni 80-90. E quindi il fatto di vivere in mezzo a tutte queste influenze culturali diverse comporta prima di tutto che ti devi adattare. E lui specialmente ti racconta proprio di quanto lui ha saputo adattarsi, diventando un poliglotta prima di tutto. Per cui lui ti racconta di come era in grado di parlare, mi pare, sei Sì, lingue. 5, Per cui 6. parlava la lingua di sua madre, lo Zulu, lo Tsonga, l'inglese, Un un po' di po' di Afrikaans. Afrikaans quando serviva. E lui sapeva, cioè capiva, che era meglio parlare con la persona nella lingua in cui quella persona ti si rivolgeva, no? Quindi le persone di colore, per esempio, parlavano l'Afrikaans, le persone nere potevano parlare Xhosa o Zulu o le altre varianti a seconda di dove andavi, anche dei quartieri, tutte queste cose qua. E quindi lui ti racconta di come riusciva a destreggiarsi già da bambino in mezzo a tutte queste differenze, a volte senza capire un cazzo, perché poi comunque il sistema delle caste e del razzismo non è perfetto, no? Quindi ci sono sempre tutta una serie di contraddizioni che non hanno un cazzo di senso. Anche all'interno della sua stessa famiglia, per esempio, lui era percepito come bianco. E questa è una cosa che fa morire dalle risate in certi momenti, perché allora, per esempio, ci sono molti esempi di violenza domestica classica, genitoriale, tipo di sua mamma che lo insegue per dargli le botte sul culo, quelle classiche proprio da Sì, dei racconti di famiglia povera, sai? racconti, certo. Ma solo lei gliele dava perché, tipo, sua nonna, che invece con la madre si racconta fosse stata veramente manesca, non lo toccava, non si permetteva di toccarlo, pur essendo lui un bambino che faceva una quantità di casini tremendi, distruggeva di tutto, una volta cagato in casa, bellissimo, Quel meraviglioso. racconto della cagata in casa è Quella stupendo. della cagata in casa è meravigliosa perché poi si spaventano, pensano che sia entrato un demone, è un casino, bellissimo. E quindi la nonna ti dice: ma io non gli riesco a mettere le mani addosso a Trevor. Trevor è bianco, cioè i bianchi non si toccano. E quindi non nel senso che i bianchi sono superiori, ma più nel senso che non riusciva a mettersi in quella condizione per cui andava menato, no? E quindi lui con questa cosa riusciva pure ad avere molto di più dagli adulti, spesso e volentieri, proprio per il fatto, quindi lo sfruttava il fatto che quando spesso e volentieri poteva essere percepito come bianco, poi non sempre. Detto questo, ti racconto anche di come sia stato difficile a scuola e nel relazionarsi con i suoi coetanei, non avere un riferimento specifico, perché non era a casa con nessuno praticamente, perché la famiglia di sua madre era una famiglia nera e parlavano Osa, e mentre il padre Robert non faceva parte della cosa, e a un certo punto, dopo che si sono fatti questi primi anni in cui hanno vissuto facendo tutto di nascosto, quando lui cresce abbastanza che non lo puoi nascondere più, si trasferiscono per alcuni anni nel quartiere delle persone di colore, che sono quelli che parlano Afrikaans. E lì ti racconta tutto il nuovo riadattamento che ha dovuto fare per capire come cazzo cavasse da lì, nella scuola specialmente, dove prima di tutto lo mettono, dopo il test attitudinale, nella classe più avanzata, dove sono tutti bianchi, tranne tipo due bambini che sono di colore e non neri, e tutte le persone che gli stanno sinceramente simpatiche stanno nella classe di sotto, quindi, e lì ci sono fondamentalmente per lo più neri. E insomma, quindi praticamente lui si trova malissimo a scuola, fa un sacco di casini, chiamano pure gli psicologi spesso e volentieri per valutare la sua salute mentale.
A un certo punto decide di chiedere di mettersi nella classe con i suoi amici neri, che col principale che dice: però lì sono tutti, no, non andranno mai da nessuna parte. Se vai lì ne uscirai che non saprai fare niente, non c'è nessuno di intelligente in quella classe, bla bla bla. Insomma, era un ragazzino che comunque su certe cose già aveva capito che non ne voleva sapere un cazzo, quindi l'ha fatto lo stesso il cambio di classe. E quindi ti racconto di come sia una di quelle volte nella vita in cui lui ha scelto la sua cultura, in un certo senso. Cioè che lui ha navigato spesso tra i bianchi, tra le persone di colore, tra vari tipi di persone nere del Sudafrica, e che quello è stato uno dei momenti in cui in pratica il mondo attorno a lui ha detto un po': devi scegliere da che parte ti devi mettere, perché così in mezzo al cazzo di niente non sei normale, non sei accettabile. E quindi quella secondo me è una parte molto interessante di questa prima parte della sua vita. Ma vogliamo dare un paio di fatti di apartheid, giusto per capire Tu di che cosa poi ne stiamo sai un po' di parlando? più, dimmi un po', Ma io ne perché so un po' poi di. questa fase qua iniziale c'era ancora l'apartheid. Quindi c'erano per esempio i pass, per cui la madre per organizzarsi doveva avere per forza un lavoro, altrimenti non avrebbe avuto il permesso per stare in giro praticamente. E non. Cioè. Aspetta, forse non so se per anche Daniele si è saltato un attimo. No, no, Ok, allora è la mia no. connessione a Era in posto, scusa. connessione, sì. Niente, ci voleva questo pass che era una delle varie cose che in Sudafrica si usava per tenere sotto controllo la popolazione nera e anche le altre popolazioni di colore. E fondamentalmente causava un sacco di problemi. Infatti, lei stessa racconta di essere stata arrestata moltissime volte perché c'è cioè, un casino. È difficile anche da navigare. Tu hai visto anche un paio di cose su questa cosa del Sì, pass. no, sul pass, allora, in pratica, gli anni in cui è cominciata la fase di apartheid vera e propria è il 48 sostanzialmente, 48-49. Detto questo, veniamo dal colonialismo, per cui Certo, non è che prima forse una pace. abbiamo iniziato con l'apartheid, cioè prendono in eredità quello che c'era, per cui gli inglesi smettono di occuparsi ufficialmente del Sudafrica nel 34 più o meno, Sì. e da quel momento prendono più potere gli altri bianchi, quel che erano L'olandese. esatto, I sostanzialmente boeri. discendenti degli olandesi, e si fonda questo National Party, scusami, Nationalist, giusto per essere chiari già dal nome. E che vince poi le elezioni nel 48 e da lì cominciano con le leggi, quelle vere e proprie dell'apartheid, dove praticamente tra il 49 e il 71 fanno 148 leggi di segregazione di vario tipo. E si comincia con la questione del, allora cominciano nel con la proibizione del matrimonio misto, quindi viene reso illegale nel 49 il matrimonio tra persone non della stessa razza. Poi arriva l'Immorality Act, che è quello che vieta in generale i rapporti tra razze diverse, quindi è qui che Trevor poi ti diventa illegale perché non puoi avere figli da relazione mista, sostanzialmente. E poi arriva nel 50 il Population Registration Act, che è quello dove in pratica fanno le quattro categorie, che poi sono tre e poi diventano quattro, comunque le categorie le mettono per iscritto, per cui hai i nativi o black, i colored, appunto, le persone miste, di razza mista, che Sì, poi in realtà poi mista sui non è la col parola, non è la cioè parola in realtà corretta. misto è Trevor Noah perché non ha una cosa Esatto. ufficiale. Colored era uno Colored è specifico tipo specifico, sì, hai di ragione. discendenze. I bianchi e Aggiunta dopo. Asian aggiunto dopo.
Dove Ejan, tra l'altro, io ho scoperto anche qua l'ignoranza, nell'ultimo periodo quanto è grossa la comunità asiatica in certi paesi dell'Africa, e anche lì chiaramente eredità coloniale. Per cui in questo specifico caso, ad esempio, li avevano portati gli inglesi per costruire la ferrovia nel momento in cui avevano trovato i diamanti, la gran parte di loro. Gli inglesi hanno trovato i diamanti verso la fine dell'Ottocento, 1870 più o meno. E quindi da lì avevano bisogno di portare i diamanti verso la costa, hanno dovuto fare la ferrovia chi la facciamo fare? Mica la fanno loro. Per cui Ci portiamo schiavi, mancherebbe. ci mancherebbe, le ferrovie non abbiamo mai fatto una in 500 anni, hanno fatto sempre gli schiavi, ma la fanno loro, no? E quindi poi c'è una grossa comunità asiatica, indiani, ma anche cinesi, indonesiani, in realtà un sacco di persone. E quindi nel 1950 il governo decide che nella tua carta di nei tuoi documenti c'è anche l'indicazione della razza. Tutto questo capì nel 50, cioè la seconda guerra mondiale finita, i Sì. nazisti sono stati condannati ufficialmente da tutto il mondo. Norimberga, gli impiccagioni, certo. Sti cazzi. Sì, cazzi, sti grandi cazzi. Infatti qua ci sono Rispondono bellissimi. sti cazzi da Sudafrica. Dicono, vabbè. Ma ho letto queste specie di commissioni, no, che loro mettevano su quando avevano i dubbi. Perché. Ma c'era mica razzista. No, 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 peggio, quando avevano i dubbi su quale fosse la razza di appartenenza. Perché giustamente quando tu hai un concetto così idiota come il colore della pelle, poi cominci con i gradienti. Cioè. E Eh quindi. no, certo, sì, E chiaro. guarda caso, tra l'altro, c'era colore della pelle, ma anche lo status socio-economico che ti faceva finire in Strano. una classe piuttosto che l'altra, capito? Quindi sì, colore, ma diciamo che i E poteva soldi anche sbiancano. essere riesaminata la Molto. cosa. Non Sì, puoi essere promosso se fai i soldi, ti so. sbianchi, E capito? I questa è una cosa. soldi. Vabbè, infatti arrivavi magari bello scuro, dici, beh, però mi faccio vedere il conto in banca. No, ma lei a me sembra molto più bianco di quello Molto più che chiaro è. di come Esatto. sembrava prima. E quindi c'erano queste commissioni il cui ruolo era decidere in quale categoria metterti. Per cui, al di là di che ho letto delle atrocità come test, delle cose incredibili, tipo che ti facevano male, che ne so, ti davano un calcio, ti pizzicavano, Carini. e a seconda della lingua che tu usavi per esprimere dolore, quella era la tua razza. No, Io credo che non sarei appartenuto a una comunità religiosa, no, probabilmente. No, 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 l'altra no, no, no. roba Però che è. ti identifica, perché per esempio ci sono regioni italiane che non hanno la bestemmia come intercalare. Quindi Esatto. già uno può escludere quelle se ti deve Esatto, fare a lo me dici, studio vabbè, c'è tra scientifico. Lombardia e il Veneto, adesso te ne do Esatto. un'altra. O Anche Toscana. Toscana, sì, però c'è la C aspirata. Mi ricordo anche il test della matita, Il che è test della matita, quello è molto terribile. umano, molto umano. Cioè, ti mettevano la matita tra i capelli dell'esaminando, quello doveva scrollare la testa, se la matita cade sei più verso il bianco, se la matita si incastra sei più verso il nero. Cazzo. Che, cioè, ha la stessa logica, ricordiamo, dei test del paper bag che facevano agli schiavi Sì, in America, quelli dove nessuna. ti paragonavano con la bustina per vedere a quale gradazione appartenevi, sopra un certo colore di qua, sotto un certo colore di là. Ma poi Ma il problema guardando le però. vostre teste, no, penso come facevano se si rasavano a zero? No, vabbè, io sarei stato No, privilegiato vabbè, anche. Tra l'altro. non gliel'avrebbero lasciata passare. Vai, vai, metti la matita in testa. Ma Io non l'avrei passata quella della no, tu matita non lo in testa. passi quello della Non la matita, passo ma per niente, cioè figurati. sarei finito nei Colord. Sì. Sono sicuro. Tra l'altro, solo per curiosità, chi era la categoria che aveva più diritti? Guarda, Solo per ci sono state sapere. ricerche, una cosa su cui la storia ancora si Ci sono interroga. Ci dubbi, ci sono sono dubbi. Ci sono posizioni. dubbi, pare forse i Però bianchi, però i molti dicono bianchi che non è sembra, così. sì, Ma sembra non che si è siano. capito chi altro Richiesto dovrebbe essere. aiuto del VAR. Certo. E quindi eravamo al Population Register. Ecco, poi l'altra cosa che fanno subito dopo è l'altro bellissimo atto, che è quello che si chiama, ce lo dovrei avere scritto. Quello dell'immorality. No, no, quello l'abbiamo già detto, è quello della.
Allora, praticamente è l'atto con cui decidono dove le varie razze devono andare a vivere. Si chiama, dopo vi trovo il nome perché non me lo ricordo. Comunque, sempre nel 50-51, per cui a seconda, c'è il passettino in più, capito? A seconda di quale razza sei, io ti assegno dove devi andare a vivere. Sì. Per cui anche qua poi è stupendo, perché? Perché hanno fatto chiaramente dall'8 al 13%, a seconda delle statistiche che vai a cercare, sono le terre attribuite alle persone non bianche. Questo vuol dire No, ma che... non me lo spoilerare così, io pensavo che sto giro... E io che pensavo fosse Il contrario. fair, come... Ma poi tu ti immagini quel 12% gliel'avranno dato random nel territorio? No, chiaramente, gliel'hanno dato nelle parti più rurali, underdeveloped, quindi, e lontane, guarda caso, dalla ferrovia che gli inglesi avevano fatto Ma no. costruire, attorno alla quale si sono sviluppate chiaramente la maggiore delle possibilità economiche, perché non è che vai a piedi. E quindi i quartieri delle persone non bianche, guarda caso, girano tutti a 3-4 ore di mezzi pubblici da dove poi devi andare a lavorare. Per cui questo è già il punto di partenza dell'equality. E poi c'era quello che diceva lui, i pass, hanno cominciato a fare queste pass laws, varie leggi in cui le persone nere o colored, che perché lì ci sono delle differenze, non è proprio la stessa cosa a livello di trattamento, però in ogni caso i non bianchi dovevano in mano sto pass per circolare, che indicava i posti dove tu puoi andare a lavorare e quindi in cui puoi viaggiare. Al di là di quella rotta non ti puoi spostare al di fuori della tua homeland. Quindi tutto molto bello, l'atmosfera in cui viene al mondo il fanciullo, che poi tra l'altro è nell'84 e ancora era illegale questa faccenda, Sì. No, quindi non è che si sono mossi a infatti, tra sistemare. l'altro, sua Sì, madre, almeno per altri 10-12 anni, se non sbaglio, è sua rimasto madre si è illegale. dovuta fare una cosa come 12 anni nella sua homeland perché i suoi genitori non sapevano dove metterla e quindi l'hanno rimandata nella homeland, che non mi ricordo adesso come si chiama, e dove stavano in 14 cugini a casa della zia e facevano quel che si poteva per campare praticamente. Quindi, e questa minaccia, tra l'altro, che se ti trovavano in giro e non potevi stare in giro nella città, ti rimandavano alla homeland, cioè che ti Esatto, mandavano su che vuol dire Swaziland e stai là. Infatti, chilometri addio di quando è Italico. nato lui, Trevor Noah, i medici hanno visto che era un po' chiaro e quindi hanno detto: ma dove? Di chi è? Chi già appartiene, come dicono in Basilicata, Dov'è il certo. padre? Perché il padre non c'era, ovviamente. E lei ha detto: no, no, il padre è a Swaziland. Il padre è a Swaziland, che è una delle varie homeland. E oggi è il È paese uno di... stato, no? Sì, di Eswatini, che non so come si pronuncia. Iswatini. Ah, sì, all'epoca si chiamava Svaziland, sì, è vero. Ah, che poi l'atrocità che non ho specificato prima, siccome decidevano in questa maniera così arbitraria, a seconda di quanto ti vedevano colorato, in quale razza dovevi essere, all'interno delle famiglie non è che c'era un'attenzione che siccome il membro di una famiglia era di una razza, allora mettiamo lì anche gli altri, assolutamente no. Per cui tu avevi famiglie completamente sfasciate, per cui metà diventavano black, l'altra metà però indecisi, quindi li mettevano colored e non potevano più vivere insieme perché i quartieri erano diversi. Quindi ci sono stati bambini separati dai genitori, mariti, cioè de delle situazioni... Che poi suppongo che questo accadesse parimenti anche ai bianchi, giusto? No, no. Strano. Strano, è strano perché uno si aspetterebbe, e invece, Invece, cioè, parità di trattamento. continua a uscire questa cosa strana. Sì, esatto, che... Ai ricchi poi... No, neanche ai ricchi, no, niente. Della sua giovinezza, giovinezza, prima, della prima parte, beh, è bello pure sto capitolo sul suo cane, Madonna mia, che bello. Sul suo cane mi sa che c'è pure, ne parla nell'altro suo stand-up del suo Il cane. cane sordo c'è anche. No, comunque un sacco di belle cose sul suo cane, cazzo, veramente, sarebbe da leggere quel libro
No, non solo per quel capitolo, però quel capitolo è proprio bello, cioè tutta una riflessione sull'amore, sul possesso e tutte queste cagate qua, però bella. Vabbè, quindi procediamo. Abbiamo finito l'infanzia. Poi che cosa succede? Eravamo Comunque alla nel seconda 90, parte del libro. se Come? non sbaglio, no, solo per far corrispondere le date con Trevor Noah. Sì, aveva 6 anni. Mandela viene liberato nel 90, lui aveva 6 anni. E nel 94 94. diventa presidente. 91 finisce l'apartheid. Nel 91, Ufficialmente. prima che lui diventi presidente, quindi Sì. finisce Sì, l'apartheid, ok? però è, tra cioè, il 91 e il però in realtà è quello 94. è un processo, non è che decidono nel 91 e dal 91 è un giorno è finito l'apartheid, no, non è finito manco mo, per cui figurati, cioè, No, No, infatti. ok. Però nel 91 fece l'apartheid, nel 94 Mandela diventa presidente, che lui ha 10 anni, più o meno, se non, Esatto. senza più o meno.